Inizia a settembre il cammino di formazione per catechisti e insegnanti di religione cattolica dal tema La Bibbia, il libro che educa alla vita e alla fede, proposto dall'Arcidiocesi nell'anno dedicato alla parola. Gesù cominciò di nuovo ad insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. All'interno del cammino decennale 2011-2020, verso la tua parola guida il mio cuore, l'itinerario che la nostra arcidiocesi intraprende prevede un anno propedeutico, quello che stiamo per iniziare, vissuto all'insegna della riscoperta e della valorizzazione della parola di Dio come strumento fondamentale per il cammino di formazione per la vita cristiana. Nasce da qui l'itinerario di formazione biblica dal tema La Bibbia, il libro che educa alla vita e alla fede, proposto dall'Ufficio Catechistico Diocesano in collaborazione con l'Ufficio Insegnamento della Religione Cattolica. Monsignor Costa, attraverso questi incontri di formazione, l'Ufficio Catechistico e l'Ufficio Diocesano per gli Insegnanti di Religione Cattolica, cosa vogliono proporre alla nostra Arcidiocesi? Rispondendo all'invito dell'Arcivescovo, che ha voluto per questo nuovo anno pastorale 2010-2011 incentrare l'attenzione sulla parola di Dio, l'Ufficio Catechistico Diocesano e l'Ufficio Insegnanti di Religione Cattolica propone un itinerario comune di formazione biblica. È un itinerario che si articolerà in tre tappe, una appunto nel mese di settembre, una nel mese di novembre e una nel mese di febbraio-marzo, con la quale si intende ripercorrere alcune delle tappe più importanti della storia della salvezza, così come la Sacra Scrittura ce le presenta. Abbiamo iniziato proprio a settembre, ieri ed oggi, in seminario con tutti i catechisti e gli insegnanti di religione cattolica della città di Messina e dei villaggi di Messina, quindi tutti i vicariati della città, a riflettere insieme sul fondamento della Sacra Scrittura, quindi tutte le tematiche che riguardano la composizione del libro, la struttura del libro, le tematiche fondamentali riguardanti le grandi composizioni dell'Antico e del Nuovo Testamento, con delle puntatine particolari sull'aspetto profetico, sapienziale e poi sull'aspetto del rapporto tra i Vangeli sinottici e Giovanni. L'incontro che si attua nelle diverse zone dell'Arcidiocesi prevede anzitutto un momento vero e proprio di studio biblico, attraverso la presenza di studiosi ed esperti, quali Don Michele Viviano, Don Valerio Chiovaro, Don Tonino Romano, Don Liborio Di Marco, oltre che degli stessi direttori degli uffici, Don Giuseppe Costa e Don Giuseppe Lopresti. A seguire anche dei momenti di approfondimento che vengono realizzati nella modalità del laboratorio. I catechisti rifletteranno sulla metodologia catechistica con dei PowerPoint e dei lavori seminariali, mentre invece gli insegnanti di religione cattolica faranno un cammino didattico, anch'essi divisi in laboratori, con i quali affronteranno le tematiche in vista dell'educazione nella scuola. Ecco, sono due uffici che lavorano in sinergia insieme, proprio perché è unico il cammino, la sfida educativa che passa attraverso la ricognizione, la presa di coscienza del libro sacro che è appunto la Bibbia. Per cui il titolo che abbiamo voluto dare a questo itinerario è La Bibbia, il libro che educa alla vita e alla fede. Alla vita quindi con un riferimento alla scuola, all'insegnamento, alla fede con un riferimento ai catechisti e in modo particolare alle comunità ecclesiali. Tra la prima e la seconda tappa della formazione, domenica 7 novembre 2010, verrà celebrato il 27° convegno diocesano dei catechisti. Momento particolare di festa, ma anche di incontro tra tutti i catechisti dell'Arcidiocesi insieme al nostro Arcivescovo.